Sarà lo Sporting Montesacro a giocarsi la finale Under 19 Elite, che dopo lo 0-0 di tempi regolamentari elimina la Tor Tretesta ai calci di rigore sul campo neutro dell'Urbetevere, gremito per questa grande sfida. Partono subito forti i ragazzi di Contaldo, che al secondo minuto sprecano una buona chance con Torquati, che a centro area spedisce alto, servito dalla lunga rimessa di Santo Anastaso. Prova a rifarsi l'otto qualche minuto dopo. Progressione centrale, destro da fuori, che però non crea alcun pericolo alla retroguardia bianconera. Pericoloso anche Cesarini al quarto d'ora. Tiro cross velenoso del 10, che scavalca Venazzi, ma scheggia la traversa. Continua a costruire la Tortre. La mezz'ora però in buca per Ghita, che calcia in porta, ma prima Venanzi e poi Iacovacci sulla ribattuta gli negano la gioia del gol. Occasione da gol anche per Pro, che ci prova al volo su un pallone messo fuori dalla retroguardia Sporting, ma il tiro è debole e Venanzi blocca in sicurezza. Ultima azione del primo tempo, angolo di Salvini che pesca Bresciani solissimo in area. Numero 9 che manca l'appuntamento con il gol, spedendo il pallone fuori per centimetri. Nella ripresa le squadre faticano ad alzare il ritmo. Primo squillo dei ragazzi di Simeone al 22esimo con Spadoni, che prova il destro al volo da fuori. Tiro ampiamente largo. Brivido Sporting al 37esimo. Cesarini mette in mezzo uno spiovente pericoloso. Bresciani devia di testa e per poco non mette la palla nella propria porta. A tre dalla fine Perni scatta sul filo del fuorigioco, infila Pace con la rasoiata dal limite, ma per l'assistente la posizione del 19 è irregolare. Nei minuti di recupero c'è tempo per l'ultima emozione targata a Bresciani, con il colpo di testa del capitano che finisce fuori di un soffio. E allora si va ai calci di rigore per decretare chi potrà accedere alla finale Under 19 Elite. Per la Tor Tretesta è fatali gli errori dagli 11 metri di Metaoui e Muti. In entrambi i casi decisivo Venanzi, che intuisce i tiri e si prende la scena. Mentre a mandare in estasi bianconeri ci pensa Perni, che spiazza Pace e fa esplodere la panchina di mister Simeone e i suoi ragazzi, che in finale affronteranno la Romulea di mister Rubenni in una partita che si preannuncia infuocata, dove si coronerà la regina indiscussa della categoria Under 19 Elite.